Cari Paolo e Luigi, intanto come va? Come state? Molto bene, ringraziando, Beh, certo. cerchiamo diciamo di andare avanti come tutti in questo periodo complicato, ma con grande entusiasmo ed energia, perché il fatto di restare qui, di promuovere i nostri listini, i nostri film, di rivedere gli autori, di incontrare tanti amici, no? Perché poi un po' ci siamo persi dal punto di vista fisico, devo dire che almeno penso che ci dia veramente quel senso di comunità che avevamo un po' dato per scontato, no? Perché tutti noi abbiamo dato per scontato la nostra vita normale e invece adesso ci sembra qualcosa di nuovo. E questo anche nel presentare i film, devo dire che comincia ad essere una grande emozione. Abbiamo atteso tanto Freaks Out e sembrava non dovesse arrivare mai, e poi alla fine l'abbiamo visto. E devo dire che, usando un termine che magari non scriverei in una recensione, forse, però è stata proprio una goduria vederlo sullo schermo, vedere uno spettacolo del genere. E c'è proprio questa sensazione della stessa attesa per qualcosa di altrettanto particolare e speciale con Diabolik. Sì. Beh, Quindi immagino lo sia un po' per voi, anche se l'avrete già visto, chiaramente. sono due titoli sicuramente accomunati dal fatto di aver avuto il coraggio di aspettare la riapertura delle sale. Due film pronti da un anno e mezzo, due film importantissimi per l'industria, completamente diversi fra loro, però entrambi attesissimi e entrambi assolutamente innovativi. La sfida di Diabolik è, secondo me, proprio la sfida dell'anno, la sfida dell'industria italiana dell'anno. Noi poi, che siamo super sfidanti, abbiamo deciso di far uscire il film nella data più sfidante del nostro mercato, pertanto la sfida delle sfide si potrebbe definire questa uscita, però siamo sicuri che il film non deluderà, anzi sorprenderà, e siamo sicuri anche che non sorprenderà solo esclusivamente la sua fan base, che comunque sia molto importante, ma è un film che saprà parlare sicuramente a livello intergenerazionale, parlerà ai giovani e parlerà ai sessantenni, che sono un po' il pubblico di Diabolik, chiaramente quando parliamo di fumetto. Si discute molto in questi giorni qui a Sorrento dello stato di salute del cinema, ed è evidente ormai per tutti che la ripresa sarà leggermente più lenta di quello che ci si aspettava, nonostante sia un costante diciamo un aggiornamento in progress di quello che è la situazione. Ecco, detto questo, volevo capire se voi percepite, con il grande impegno di 01 nell'uscire con numerosi titoli, una responsabilità nel traino e nel lavoro sul recupero degli spettatori in sala, oltre a tutte le ricerche scientifiche che vengono fatte per dire che le sale sono sicure. Ma noi siamo, cioè, Rai Cinema 01 hanno sempre sentito una responsabilità particolare rispetto agli altri operatori, ma non per colpa di nessuno, perché naturalmente siamo l'unico operatore che sta su un mercato, ma che è comunque pubblico, o di proprietà pubblica, quindi abbiamo questa doppia veste, questa doppia mission, mercato e servizio pubblico. Naturalmente dobbiamo trainare, come abbiamo trainato quando abbiamo un po' cercato di cambiare i gusti e le linee del cinema un po' di anni fa. Abbiamo cominciato a fare dei film che mischiassero i generi all'interno, storie diverse, storie più profonde, di sentimenti, quindi uscendo un po' dal cinema autore o dalla commedia comica e basta. È chiaro che abbiamo cercato di mettere in atto tutte le cose possibili per poter riportare la gente al cinema. Il fatto di tenere, ecco, però, diciamo prima, due film così importanti, Freaks Out e Diabolik, sono film dove ci hanno fatto offerte milionarie le piattaforme, dove Diabolik ci ha chiesto tutti i festival del mondo, non l'abbiamo fatto vedere a nessuno ancora. La stampa lo vedrà il 13, nessuno ha visto Diabolik se non oggi i primi 5 minuti. È chiaro che tutto questo sforzo è dovuto al fatto di far sì che ci siano dei film sorprendenti e che attirino il pubblico. Per Freaks Out è stato fondamentale tenerlo, perché comunque c'è andata tanta gente. È chiaro che non ci sono ancora i numeri, no? Che potevamo pensare magari già un anno e mezzo fa, lo sapevamo naturalmente, però dovevamo
far vedere che c'è un cinema italiano forte, che c'è un cinema italiano forte in sala, e far percepire, cominciare a far sì che la gente cominciasse a fidarsi di nuovo del cinema in generale e del cinema italiano. Chiaro, sarà un percorso un po' più lungo di quello che ci si aspettava. Non credo che sia un fatto solamente di piattaforme, sicuramente un po' hanno impattato o impatteranno, ma non è solo un fatto di piattaforme, è un fatto proprio di andare e sentirsi come di a proprio agio, perché naturalmente la mascherina qualche problema lo dà, il fatto di persone dei 45 anni in su, naturalmente qualche timore oggettivamente ci può stare ancora, però le sale sono sicure, non abbiamo nessun tipo di problematica dal punto di vista di contagi in una sala cinematografica e contiamo piano piano di riportarli. Ci vorrà forse qualche mese in più, però insomma io sono molto confidente. Noi sentiamo moltissimo questa responsabilità, anche perché il mercato ci riconosce questo ruolo assolutamente centrale, soprattutto rispetto al cinema italiano e al cinema italiano d'autore. Noi siamo anche molto contenti del fatto che i nostri produttori e i nostri autori hanno sposato la tesi di Recinema di aspettare le sale, di privilegiare il grande schermo. Pertanto siamo riusciti a mettere in piedi un'offerta molto importante, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, in una fase di ripartenza in cui molte distribuzioni avevano comunque sia in qualche modo svuotato i loro listini da prodotti che hanno destinato direttamente alla piattaforma. Chiaramente Freaks Out e Diabolik sono le punte di diamante, ma io citerei anche il film di Nanni Moretti, Treppiani, che ha aspettato quasi 2 anni, il film di Mario Martone, che ha aspettato 1 anno e mezzo, insomma, e altri film che hanno fatto parte della nostra proposta. Questo ci ha consentito anche di avere la possibilità di mettere in piedi un listino importante, un listino in cui c'erano dei riporti di altissimo livello, a cui sono stati uniti dei titoli importantissimi, di cui molti ancora in fase di approntamento. Io sono rimasto molto stupito da una dichiarazione che Sergio Castellitto ha fatto in occasione di una presentazione di un nostro film, e ci ha definito la compagnia di bandiera del cinema italiano. Ed è stata una cosa che effettivamente in un primo momento ci ha un po' stupito, però proprio quello. Noi questo ci sentiamo, pertanto Però continuiamo. ha precisato con effetti diversi. Ah, certo, assolutamente. Assolutamente. No, ha detto continua a essere la compagnia di bandiera, che è molto importante. Noi ci sentiamo centrali e continuiamo a lavorare per il mercato theatrical, avendo chiara la centralità della sala e condividendo sempre queste strategie con produttori e con autori. Grazie mille, buon lavoro.